Amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questo video mix relativo al contest, al concorso Componi con il Tino. È un concorso che ho indetto qualche settimana fa e avevo dato quale scadenza domenica scorsa, quindi eccomi a fare questo video collage di tutte le interpretazioni, di tutte le composizioni che ho ricevuto. Non molte, a dire la verità. Io avevo messo a disposizione una base MIDI, un MP3, e devo dire che di richieste ne ho ricevute tante. Poi nella realtà delle cose, invece di composizioni di video veri e propri, partecipanti al concorso, invece molto pochi. Probabilmente la cosa è dovuta al fatto che comporre una canzone, forse qualcuno di voi che non lo aveva mai fatto, si è ritrovato davanti ad una cosa non semplice. Quindi a maggior ragione va il mio ringraziamento a coloro che hanno partecipato e che hanno saputo comunque mettersi in gioco in qualche modo con le loro composizioni, belle o brutte che siano. Allora, andiamo a vedere adesso i video che ho disposto in modo assolutamente rigorosamente alfabetico e poi ci rivediamo a commento. Ancora. Vediamo allora quindi i video dei partecipanti al concorso Componi con il Tino. Ciao a tutti, sono Umberto Colleoni, sono di Taranto, ho 39 anni, suono dall'età di 6 anni, e ho fatto tante cose, utili e meno utili. Ringrazio Tino per questo contest e per la possibilità di poterci confrontare e quindi suonare insieme, anche se virtualmente. Ho cercato di proporre un mio arrangiamento relativamente alla sua base in tonalità do maggiore e 75 bpm, quindi alla semi minima 75. La base è abbastanza semplice in do maggiore e mi sono attenuto, diciamo, al suo schema. Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione, spero possa piacervi e iscrivetevi al mio canale se mi volete seguire, che è il canale Bravo Umbus. Eventualmente poi potete trovare il link in descrizione. Vi ringrazio e buon ascolto. Thank you.
Ciao Dino, sono Marco Fusacchia, ho preparato il brano e volevo presentarti le persone che hanno collaborato con me. Mauro Cerioni, qui alla mia destra, paroliere. Ciao. Marco Croce, voice, la voce, e io ho composto la melodia. Un saluto e a presto, ciao. Ciao, ciao.
dirti che stasera c'è un uomo davanti a te, solo per dirti che anche lo si luta non può finire mai, noi due ancora, e se ci prenderà la sera, se questo amore che vivrà per sempre tra noi due, anche se poi domani ormai ci risveglierà. E stringimi in questa sera che siamo noi, soltanto io e te, come se poi finisse qui, tu stringiti a me. Stringiti a me. Credi che davanti a te ci sia quell'uomo che ha perso tutto, sai, senza lacrime, così ancora, e se ci prenderà la sera, io e te, questo amore che vivrà per sempre tra noi due, anche se poi il giorno ormai ci riprenderà. E stringimi in questa sera che siamo noi, da soli io e te, come se poi finisse così, ma tu stringiti a me. Maestro Marco Fusacchia. Mi sono fermato spesso a pensare alle
casa si stringe dentro me, quando la mente mi porta a te. Mi son fermato spesso a pensare alle giornate trascorse con te, le passeggiate, i lunghi discorsi ai tavolini del caffè. Ma ogni volta il tempo vola, lo sai, vorrei fermarlo, ma non ci riesco mai. Mi piace il tuo sguardo intenso, specchio di quello che provi per me, la dolcezza ed il calore che hai per la gente che sta intorno a te, il coraggio, la determinazione in quel che è profondo e importante. Balliamo amore mio, che questo tempo dura un attimo, porta in cuore questi istanti di felicità, vedrai che resteranno vivi per l'eternità. Vieni amore mio, abbracciami amore mio, baciami amore mio, come tu. Se l'ultima volta è tramonto presto, questo giorno se ne andrà. Presso nei ricordi resterà. Sono fermato spesso a pensare al domani che ci attenderà. Sogni alle speranze e qualche momento di difficoltà, ma una cosa è certa, io lo so, sempre al tuo fianco io ci sarò. Vorrei sempre con te viaggiare in ogni angolo del mondo, sperando di trovare il percorso che conduce profondo, stare in perfetta armonia in un ammagliante sottofondo. Per questo cammineremo lungo la strada, amore mio, abbracciami amore mio, balliamo amore mio, che questo tempo dura un attimo, porta in cuore amore mio, e non ti fermare, è tramonto presto, questo giorno se ne andrà, ma impresso nei ricordi resterà.
Davvero bravi, un bravo a tutti perché, come ho già avuto modo di dire prima, comporre sembra facile, noi sentiamo tante canzoni, però poi nella realtà quando dobbiamo metterci a tavolino o imbracciare uno strumento per fare qualcosa di nuovo, di nostro, benché qui ci fosse già una struttura, una base addirittura polistrumentale, non è cosa facile, quindi veramente un bravo a tutti. Allora, the winner is... The winner non è nessuno dei video che ho fatto vedere sin d'ora. Ho pensato infatti di lasciare per ultimo il video vincitore. E quindi vince questo contest Pantelis Borovas, che ha cantato la canzone e suonata al pianoforte insieme alla moglie Lucia Diletti. Quindi a loro due vanno i miei complimenti, perché trattasi di una bella interpretazione, nonché una bella trovata melodica, che andiamo subito a vedere insieme. Solo tu
volare. Scrivi la tua canzone, fanne una poesia, alzando gli occhi al cielo, immaginando di volare via. Come una rondine leggera, ci sarai solo tu, più in alto, più su. Bene, complimenti ancora a Pantelis, che ha questo nome stranissimo, ma credo che una volta mi scrisse che è di origine greca e spero di averlo pronunciato correttamente. Bravi, ho premiato, e dico bravi proprio perché ho premiato questo video in virtù del fatto soprattutto, ma non solo, che è stato eseguito poi alla fin fine da una coppia, quindi i due ragazzi hanno, vi do dei ragazzi, vai anche vedere, i due ragazzi hanno duettato, quindi contrappuntando anche le voci, bello, la cosa mi è piaciuta e ho pensato quindi di premiare loro. Mi rivolgo a Pantelis, al quale prego di scrivermi via mail su info@tinocarogatti.it per ricevere, per chiedermi innanzitutto i prodotti del sito che ti interessano. C'erano in palio 30 euro, quindi sono tuoi senz'altro. In più adesso Andrea Palma, con un attimino di tempo perché è presissimo anche lui, realizzerà lo spartito di questo brano che alla fine vedrà la firma di entrambi. Bene. Termina qui questo lungo video, perché la canzone già era lunga di suo, poi moltiplicata per, credo, 6 volte, ne è venuto fuori un video che, al quale spero abbiate potuto reggere per la lunghezza. Bene, farò altri concorsi che spero possano vedere una partecipazione più numerosa, però questo, ripeto, non era cosa facile. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia e alla prossima con il Tino Carugati.